sicurezza. Non è nulla senza il cuore. Finisce 2-2 la prima uscita internazionale del Napoli contro la Adana Demirspor, la squadra allenata da Vincenzo Montella. Un primo tempo ottimo del Napoli, che ha mantenuto il possesso palla per molto tempo ma non è riuscito ad essere estremamente concreto. Benissimo, più degli altri sicuramente Matteo Politano, che ha avuto qualche guizzo estremamente interessante. Osimhen, come sempre, battaglia in mezzo al campo. Forse Elmas leggermente in difficoltà lì come esterno di sinistra, bene anche Gaetano, che si è mostrato davvero in forma, una sua percussione è rimasta ben impressa nella mente. Poi c'è stata una punizione ma non si è concretizzata. Giovanni, invece, per quanto riguarda il secondo tempo, le cose si sono mosse e davvero parecchio. Eh sì, Claudia, nonostante, appunto, hai parlato tu bene di un Politano che si è messo bene in mostra nel primo tempo, i turchi sono stati molto solidi e si è andati in difficoltà a cercare di sfondare la difesa appunto della squadra di Montella, e poi con l'ingresso di Lozano e Kvaratskhelia sugli esterni la musica un po' è cambiata. Il Napoli è andato subito in vantaggio proprio sull'asse Kvaratskhelia Lozano, ricordando un pochettino anche i tagli di Caglione servito da Insigne. È stata un'azione molto simile a quella che eravamo abituati a vedere. Poi un pochettino di difficoltà fisica c'è stata e la Dana è stata molto brava a mantenere il campo. Ricordiamo che comunque i turchi inizieranno il campionato la prossima settimana, dunque sono anche più avanti nella preparazione, e questo si è visto: due rigori, uno un fallo di Meret dopo un errore di Østigard trasformato poi da Balotelli, un altro rigore al 90esimo in pratica segnato da Sari, ma poi alla fine per colpa di Olivera, e alla fine invece però il Napoli, ancora con Lozano complice la deviazione del difensore turco, è riuscito a riacciuffare il risultato sul 2-2. Sicuramente Spalletti avrà tempo per mettere a puntino la preparazione sia fisica ma anche per far iniziare, diciamo, ingranare i meccanismi tra i nuovi calciatori che si sono inseriti nel gruppo squadra. A tal proposito, Luciano Spalletti ha detto che in realtà questa amichevole non rientra altro che nella tabella di marcia, quindi nulla di più, nulla di meno. Ha detto che comunque è stato un buon test, e per quanto riguarda i rigori che citavi, ha detto lì c'è un po' della nostra responsabilità, tanto possesso palla, forse siamo stati un po' poco concreti, esattamente l'analisi che abbiamo compiuto. Per il momento, da Claudio Vivenzio e Giovanni Frezzetti, dallo Stadio Patini, è tutto.